Buongiorno a tutti, mi presento, sono Paolo Graglia, presidente dell'associazione Asini si nasce di Donacqui, sede di Aramengo d'Asti. Questa passione nasce molti anni fa, portando a casa un primo asinello e poi 2 anni fa ho aderito all'Associazione Nazionale di Asini si nasce di Asti, portando a casa un brevetto di attività assistita con l'asino. Proprio questa sede centrale di Asti dà la possibilità a tutti gli appassionati di asini e comunque di attività assistite di poter prendere parte a questo mondo tramite corsi di formazione. Il presidente nazionale, il signor Cesarino Ivaldi, il quale ha dato la possibilità proprio sottoscritto di poter partire con queste attività. La collaborazione è molto importante con Maurizio Pavese di Cascina Mulodio al Piano Natta, cui oggi non c'è perché è partito per le ferie. Comunque, per presentarmi in modo generale, le attività di questa associazione riguardano verso le persone marginate, quindi persone disabili, persone con problemi psicoterapeuti, tutto quello che può essere di aiuto con quello che non è medicina. Quindi l'attività con l'asino, un animale empatico, docile e molto affettuoso, che può dare col proprio contatto, il proprio garrese molto basso, un avvicinamento a queste persone che anche solo il vedere la mano molto rigida per le persone che hanno problemi motori è già un primo passo. Quindi molto fondamentale è l'approccio e tutto quello che può essere un rapporto di fiducia tra l'operatore, comunque la persona che ha bisogno di questo tipo di aiuto e l'animale. Un animale che veramente sa dare tanto. Noi ci occupiamo, come potete vedere, dall'attività assistita con l'asino, le feste ed eventi come in questa occasione qua, e poi prendiamo parte anche giornate con le scolaresche. Possiamo raggiungere direttamente il posto della scuola tenendo conto sempre degli spazi e tutto quello che può essere organizzato con un ente o comunque una scuola che ha bambini fino dalle prime fasce della primavera delle materne a quello che può essere attività come con adulti, quindi attività come trekking, camminate in mezzo al territorio per valorizzare tutto quello che è l'ambiente e a contatto con la natura. Una cosa importante che vorrei dire: l'asino è sempre stato un animale forse sottovalutato, ma quando ci dicono asino può essere un complimento veramente grande, perché l'asino ha una mente molto profonda e soprattutto sul pensiero. Rispetto al cavallo, quindi un garrese molto più pronunciato ma comunque basso, orecchie molto lunghe, questo fatto del movimento delle orecchie noi lo riconosciamo come un gioco delle orecchie, ad ogni posizione dell'orecchia abbiniamo comunque un sentimento o comunque una sua curiosità. Anche l'asino è riconosciuto come quello che la scalciano, però anche loro sono animali che si difendono. Quella che comunque noi teniamo sempre conto è la fascia d'addestramento, quindi gli animali sempre in modo molto tranquillo e molto seguito, quindi passo dopo passo si esegue un lavoro di addestramento, che è il primo passo, è il gioco dell'amicizia, quindi un fattore di approccio con l'operatore, che potrei essere io stesso, con l'animale, l'asino, quindi si va a toccare tutte le parti più deboli, comunque quelle che l'asino potrebbero dar fastidio. L'asino acquista una fiducia con me che poi potrò essere quello che lo fa giocare. Io uso la parola giocare perché comunque sono animali che hanno bisogno di continuità. Questo addestramento prende parte a un addestramento con redini lunghe, si utilizza il classico fascione da lavoro con delle redini, man mano questo addestramento viene portato poi ottimizzato comunque in paddock da lavoro, lavorando magari con dei percorsi alternati con birilli, un classico slalom, piccole barriere a terra. Questo lavoro è effettuato per circa una settimana, 20 minuti al giorno, in modo che l'animale
il classico movimento della coda in mezzo alle gambe sia poi rilassato, si ha il risultato di vedere poi l'animale che corrisponde ai nostri ordini, quindi con le redini, lo stop, la partenza, la destra, la sinistra, e noi possiamo giocare e portare il nostro animale dove vogliamo. Tutto questo poi per portare il lavoro verso la sella, come in questo caso qua dell'attività di oggi, comunque attività sella seguita da operatori brevettati e seguiti comunque da un'assicurazione che prende parte a tutti questi tipi di attività, e poi la classica, diciamo, risultato fiore all'occhiello della nostra attività, l'attacco a calesse. Quindi dalle redini si passa a lavorare con un calesse. Adesso noi, io dico noi perché comunque siamo in due, io e Maurizio che oggi non c'è, lavoriamo già con asini singoli attaccati a calesse, con attrezzi agricoli, proprio prendiamo parte alle vocazioni storiche come la fiera della Battaglia della Marsaglia il 30 di settembre a Volvera. Già si sta pensando per un progetto prossimo per ottimizzare questo tipo di attività per il 2013, sino ad arrivare alla classica pariglia, quindi un attacco doppio con gli asini, e per poter, diciamo, portare avanti questo progetto di attività sia assistita verso le persone che hanno un qualcosa che l'animale può arrivare al cuore, che è una cosa molto importante, sia quello che può essere il gioco con tutti i bambini, ma soprattutto con tutti gli adulti. Viva gli asini, e se potete prendete un asino, consiglio sempre di prendere la coppia, perché almeno possono dar vita a tutto quello che prende parte a una tutela, una valorizzazione di questo animale. Ingrandiamoci, siamo sempre di più, comunque c'è sempre da prendere parte a una tutela e, diciamo, delle leggi. Io non sto a dirle perché comunque ci sono gli enti di competenza, però sono animali che vanno trattati bene, non gli deve mai mancare acqua, fieno, tutto quello che è essere il loro fabbisogno giornaliero. Sono animali veramente stupendi e io ve li consiglio. Viva gli asini, da Paolo Graglia, Asini si nasce e non acqua, sede di Ramengo d'Asti.